Le novità della giunta del sindaco di Chiaravalle, Domenico Donato. Buonasera. Il presidente facente funzioni Spirlì, il 29 di marzo del 2021, ha parlato di case della salute in Calabria, facendo un'analisi di tutte le strutture ospedaliere chiuse e della situazione in cui versano. È una situazione drammatica, una situazione che vede ancora molte di queste strutture ad uno studio di fattibilità, alcune in una fase di progettazione definitiva, sicuramente ancora molto ma molto indietro rispetto a quello che invece sta succedendo a Chiaravalle. Perché a Chiaravalle qualcosa di diverso c'è. Perché c'è? Non lo dobbiamo scordare, quel gesto eclatante che è stato fatto nel 2017. Necessario, necessario perché se oggi siamo qui a darvi alcune notizie, si poteva risolvere solo con quel gesto che avevamo assunto, quello sciopero della fame, che ha bruciato tutti i tempi. Vi ricordo che si parlava di un finanziamento per le case della salute di 50 milioni di euro, 50 milioni di euro con i PAC che erano stati persi, che sono stati poi rideterminati con nuovi atti di delibera di atto della giunta regionale e che ha visto Chiaravalle, grazie a quella azione portata avanti da noi, ad essere ad oggi e ad avere una aggiudicazione per quanto riguarda la gara d'appalto per la struttura nuova delle case della salute che Spirlì considera come fondamentale per l'avvio delle nuove case della salute. In realtà quel 2017 è stato importante, criticato dalle altre parti politiche perché erano stati inadempienti loro, perché avevano visto le convenzioni scadere. E quindi noi, come tutti gli altri comuni, ci siamo ritrovati a non avere niente. Siamo dovuti ripartire da zero. Uno studio di fattibilità approvato, un progetto definitivo, un progetto esecutivo, una validazione dei progetti, un permesso di costruire, un avvio delle gare e oggi l'aggiudicazione. Abbiamo bruciato tutti i tempi, siamo gli unici. I sindaci da Trebisacce, Cariati, a Scilla, a Siderno, dicono complimenti al sindaco di Chiaravalle. L'8 di marzo, infatti, viene avviata la gara, scade il 2 di aprile, il 13 di aprile viene già nominata la commissione di gara per valutare le domande pervenute, le offerte pervenute. E anche qui voglio fare un passaggio fondamentale. Non parteciperà nessuno, non è vero niente, ne hanno partecipato sette. Ieri ufficialmente arriva il verbale numero 4 che aggiudica già ad una ditta i lavori da eseguire. Si stanno bruciando tutti i tempi, quindi un'aggiudicazione già effettiva per l'avvio dei lavori alla Casa della Salute di Chiaravalle. È una conquista nostra, non può prendersi meriti nessuno, è una conquista che abbiamo voluto noi, che abbiamo portato avanti, anche perché era uno dei punti del programma fondamentale della nostra amministrazione. Abbiamo creduto fino alla fine. Ieri un'aggiudicazione provvisoria che porterà a giorni alla definizione delle procedure. Vedete, anche su questo si è fatta campagna elettorale sui marciapiedi di Chiaravalle. Anche quando abbiamo detto che la commissione era stata già individuata, si diceva che non era vero. Quando si diceva che avevano partecipato sette ditte, si diceva che non era vero. Oggi abbiamo questa aggiudicazione ed è una grande notizia per Chiaravalle, perché quello può essere il momento fondamentale di rilancio vero e serio della sanità nel nostro comprensorio. Noi ci crediamo tanto, è chiaro che ne sta anche ai sanitari, a chi oggi occupa quella struttura, a dare il meglio di loro. Molte volte, vedete, un sindaco si propone,
Un sindaco porta avanti azioni, basta pensare al punto vaccinale. Abbiamo bruciato dei tempi. Abbiamo portato il dottore Bonacci per il rischio clinico, abbiamo portato il dottore Lucia per quanto riguarda la sicurezza, abbiamo portato il tecnico Turrà per quanto riguarda l'informatica. Abbiamo creato tutte le condizioni perché poi chi occupa quella struttura doveva essere propenso ad avviare quello che doveva essere il punto vaccinale. Noi ce l'abbiamo messa tutta. È chiaro che noi non abbiamo le chiavi di quella struttura. È chiaro che chi occupa quella struttura, al di fuori da ogni logica politica, ma molte volte se ne fa tanta politica in quella struttura, dovrebbe agire per il bene di tutta la comunità. Molte volte questo non succede e questo mi duole tantissimo. Quindi ci tenevo tantissimo a dare questa ulteriore notizia importante per tutta la comunità, non solo chiaravallese, ma per tutto il comprensorio delle Preserre. Questa è una vittoria forte del sindaco Donato, della sua amministrazione, ma anche di tutti i sindaci che in quella lotta hanno creduto e mi sono stati vicini. Quella lotta che poi ci ha portato a questo risultato di oggi. Altro punto fondamentale per quanto riguarda il nostro programma, era, come noi puntavamo fortemente, a poter creare un rapporto diretto tra le zone rurali e il paese. Lo abbiamo fatto subito, avviando la delegazione comunale presso l'ex scuola di Pellegrino. Lo abbiamo fatto aprendo questa delegazione, mandando del personale in quella struttura, che ha dato delle risposte. I cittadini sono contenti per quello che in realtà hanno visto per la prima volta il comune, il municipio, le persone, quindi i dipendenti, l'amministrazione vicino a loro, alle loro esigenze. Non erano abituati a questo. Però un'altra cosa noi dicevamo, dovevamo andare anche oltre e prevedere quella navetta che avevamo detto essere fondamentale per il collegamento delle zone rurali e il paese. E abbiamo partecipato ad un bando, eravamo costretti a partecipare al bando, non voglio che ci si scordi com'era il comune di Chiaravalle, un comune in dissesto, milioni e milioni di debiti, un bilancio riequilibrato che non ci permetteva di avere grandi possibilità di azione sul territorio. E abbiamo partecipato anche in questo caso ad un bando, era un PSR, la misura 7.4.1, era il 2018. Era chiaro che il nostro progetto doveva essere finanziato perché era un grande progetto. 2018, 2019, 2020, siamo arrivati al 2021. Finalmente quella graduatoria definitiva che vedeva il comune di Chiaravalle finanziato, si è arrivati al dunque. Io il 13 di maggio ho sottoscritto ufficialmente la convenzione con la Regione Calabria perché ci sono stati concessi 90.000 euro. Questi 90.000 euro perché vengono utilizzati? Vengono utilizzati per il collegamento tra le zone rurali e il paese. Sì, quella famosa navetta che tutti hanno sempre parlato e che noi dobbiamo essere nelle condizioni, di questo mi auguro che adesso i miei uffici si attivano immediatamente per quanto riguarda l'acquisto del pulmino, per quanto riguarda quell'iter necessario affinché quest'atto possa avere subito un seguito, perché è importante già da subito creare queste condizioni. Ecco, anche questo non erano false parole che noi dicevamo, erano atti seri e concreti e lo dimostra questo ulteriore finanziamento che abbiamo avuto. Quindi questo finanziamento che porterà il collegamento tra le zone rurali e il paese, che vedrà la struttura di Pellegrino ancora una volta al centro della nostra azione politica, perché verrà potenziata quella struttura, verranno migliorati i locali, potranno diventare un punto fondamentale anche di organizzazione, di incontro dei giovani, un centro polifunzionale. Ecco, questo era lo scopo, ce l'avevamo detto e finalmente lo abbiamo ottenuto. Il ritardo non è dovuto a noi, è dovuto a chi ha portato avanti questa procedura, ai ricorsi che ci sono stati a livello regionale e fino a quando si è arrivata a questa definizione ufficiale.
Ecco, questa è un'ulteriore grande vittoria da parte della nostra amministrazione che fa sempre solo atti concreti, come l'atto concreto è oggi, e lo si può vedere andando per le strade di Chiaravalle, la ripresa dei lavori della rete fognaria. Da lunedì quella perizia di variante è stata approvata e si è avviato subito l'ampliamento della rete fognaria, come avevamo detto. È chiaro, noi vorremmo arrivare ovunque. Ci stanno alcune zone che purtroppo non possono essere servite, però noi ce la metteremo tutta, ce la metteremo tutta per poter arrivare al 100% del territorio. Oggi alcune zone rimarranno ancora scoperte, però noi partiamo da Bovalina, arriviamo alla zona di Diana, arriviamo alla zona di Pellegrino, arriviamo alla zona della Fontana della Gadica e tutta la zona alta di Clemenza, arriviamo nella zona di Santa Lucia, dove ancora alcune zone non sono collegate, e arriviamo in molte altre zone, alla zona di Liarda, in tante altre zone. Non possiamo coprirlo tutto il territorio, qualche zona rimane, ma è impegno da parte nostra continuare sulla strada, e l'abbiamo già dimostrato, di arrivare a compimento per la copertura di tutto il territorio. Non avevamo promesso niente in campagna elettorale, però abbiamo dimostrato di essere bravi e di poter poi effettivamente con i fatti essere concreti. E sicuramente nei 5-9 anni che ci aspetteranno porteremo ancora avanti questa linea che ci contraddistingue, che ha riavviato tutte le opere su Chiaravalle dove si era dimenticati di che cosa voleva dire rete fognaria, di che cosa poteva voler dire rete di illuminazione, di che cosa poteva voler dire di migliorie dell'impianto elettrico, di che cosa voleva dire intervenire di adeguamenti sismici. Si era solo abituati a piccoli miglioramenti che non servivano. Abbiamo iniziato una grande opera, però bisogna continuare perché la situazione è devastante e lo sappiamo, sulle strade. Abbiamo già fatto decine e decine di interventi, ma non interventi il cerottino da una parte all'altra, ma tratti e tratti di strade intere, perché le strade erano devastate. Continueremo ulteriore impegno di spesa in questi giorni per poter avviare in tutte le zone Spirito Santo, Terratola, Buzzucoli, Madonna, Furna, Liarda. Si deve intervenire, Pellegrino Stretto. Sappiamo che bisogna intervenire. L'impegno è stato fatto e l'impegno nostro è di far partire subito questi lavori a compimento anche di questo intervento serio che va fatto sul nostro territorio. Grazie.